rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Vorrei soffermarmi sul brano del Vangelo, uno dei più noti per le parole diventate famose, no? Date a Cesare quello che di Cesare, a Dio quello che di Dio. Parole che ancora oggi vengono citate con tanta faciloneria e a sproposito, equivocando per esempio sul verbo dare. Diciamo subito che anche gli esegeti più esperti concordano sul fatto che sono di difficile interpretazione. Cerchiamo almeno di chiarire alcune cose a partire dal contesto. Gesù si trova a Gerusalemme, precisamente nel Tempio, non dimentichiamo, siamo nel Tempio. Siamo ormai alla fine della vita terrena di Cristo. I suoi nemici lo stanno attaccando tutti i giorni, però anche lui non è che rimane lì, anche lui provoca, come quando scaccia i cambiavalute dal luogo sacro. Le tensioni aumentano, fanno di tutto per screditarlo davanti al popolo. Gesù non fugge ma contrattacca, anche con ironia, con quella superiorità d'animo che gli è propria. Gli chiedono: con quale autorità fai tutte queste cose? E gli risponde ponendo loro un'altra domanda: Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini? Qui Gesù è stato tremendo, Ed essi non si sentono di rispondere per paura, però ne uccidono. Ed ecco che cosa inventano. La cosa paradossale è che questa volta a porre una domanda a tranello sono i farisei insieme agli erodiani. I farisei erano i puri, che consideravano una umiliazione l'occupazione romana, quindi erano contro i romani, mentre gli erodiani erano i collaboratori di Erode Attila, perciò strenui difensori della romanità di Israele. Quindi che strana coppia, no? Ma come sappiamo, quando si ha un nemico in comune si mettono da parte dissidi e rancori, destra e sinistra vanno d'accordo. I finti amici vogliono sfidare Gesù, ma prima di porre la domanda fanno un elogio sperticato. Maestro, sappiamo che sei veritiero, insegni la via di Dio secondo verità, tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia nessuno. Che ipocriti! Cercano di adorare Cristo con queste parole che sanno di incensamento ostentato. Il proverbio dice: chi t'accarezza più di quel che si vuole, o t'ha ingannato o ingannarti vuole. Ed ecco la domanda: dunque, di a noi il tuo parere, è lecito non pagare il tributo a Cesare? Gesù non modera i termini, risponde smascherando la loro malizia: ipocriti. Smettiamola di dire che Gesù, quando usava le parole, le usava sempre in modo diplomatico. Ipocriti, una parola veramente tremenda, è un'offesa. Togliete la maschera, vuol dire questo. Siete in cattiva fede e continua: mostratemi la moneta del tributo. Ora è Cristo che li mette nel sacco. Chiede una moneta. Non dimentichiamo, eravamo nel Tempio. Chiede una moneta. I farisei ingenuamente, stranamente che sono ingenui, no? Maliziosi come erano, frugano sotto la tunica e gliela porgono. I puri, i farisei, tengono in tasca nel Tempio una moneta con l'effigie di Tiberio Cesare. Il Tempio era luogo sacro, dove era impensabile, era blasfemo
far entrare una moneta romana che violava il divieto d'immagine, che perciò era sostituita con una moneta neutra ad uso esclusivo del Tempio. E qui cambia valuta. Cambiavano la moneta, davvero ipocriti. Nelle questioni di principio volano altri, fanno i santerelli, ma nel quotidiano come tutti, cedono a mille compromessi, ma senza ammetterlo ci sono cascati. Ma Gesù non infierisce e gioca con loro. Questa immagine è l'iscrizione di chi sono? Gli rispondono: di Cesare, imperatore, no? Però la Cesare stava per imperatore. Gesù risponde: prendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Qui notate una cosa. Ho detto restituite, perché il verbo esatto, originale, è questo. Quindi non significa dare. Dare vuol dire che io do qualcosa che è mio. No, restituire vuol dire io restituo qualcosa che non è mio. Restituire. Si chiede un sacerdote, Don Marco Pedro, che cosa vuol dire questa frase? Il farisei e tutti i giudei avrebbero voluto non restituire a Cesare quello che è di Cesare, avrebbero cioè voluto non pagare le tasse per l'imperatore, ma non potevano e invece devono farlo. Si devono restituire all'imperatore quello che è dell'imperatore, cioè le monete, chiamo anche queste, le monete. Ma la questione più vera per Gesù è un'altra. Perché a Dio devono restituire quello di cui si sono impossessati? E a Dio quello che è di Dio, cioè il popolo. Devono restituire il popolo a Dio. Non solo devono regolare i conti con l'imperatore, ma anche con Dio. Si sono impadroniti del popolo, i farisei. Lo hanno condotto in schiavitù, con regole false, e lo tengono in mano con il pretesto della religione, annunciando un Dio che non è il vero Dio. Qui hanno fregato il popolo. I ministri di Dio devono rendere conto a Dio di cosa ne hanno fatto di lui. Perché ridurre Dio ai nostri pensieri o alla nostra testa è una bestemmia. Dio li guarda e dice: avete ridotto Dio ai vostri schemi e alle vostre regole, ma Dio non è così. E dovrete rendere conto. E per assurdo, ma è vero, fu Gesù stesso ad essere condannato di bestemmia. Padre Hermes Ronchi, che cito volentieri, spesso, commenta: se avessimo tra le mani quella moneta romana, capiremmo molto di più. Perché? Il profilo dell'imperatore non era un semplice omaggio al Cesare di turno, ma indicava la proprietà. Egli era il proprietario di quell'oro, di quella moneta, e chi l'aveva in mano ne era solo un proprietario temporaneo. Questa moneta appartiene a Cesare. Non dovete far altro che restituirla, non è vostra. Ma la profezia di Gesù sorge nella seconda parte della risposta, quando la questione politica e storica sul rapporto tra uomo e uomo risponde conducendoci in profondità al rapporto tra uomo e Dio. L'iscrizione sulla moneta diceva, questa è la cosa interessante, al divino Cesare, al Dio Cesare. L'imperatore in potere era divino. Questa è una bestemmia. Proprio questa sintesi pericolosa Gesù vuole disinnescare. Cesare non è Dio. L'imperatore non è Dio. Il potere umano non è Dio. Il governo non è Dio. Rendete a Dio quello che è di Dio. Ma che cosa gli appartiene? Che cosa appartiene a Dio? Dice San, la terra, l'universo e tutti i viventi. Io appartengo al Signore, dice Isaia. A Cesare vadano le cose, a Dio le persone. Cesare non ha diritto di vita e di morte sulle persone,
non hai il diritto di violare la loro coscienza, non puoi padronirsi della loro libertà. A Cesare non spetta il cuore, la mente e l'anima, spettano a Dio solo. A ogni potere umano è detto: non appropriarti dell'uomo. L'uomo è cosa di un altro e di Dio. A me dice: non iscrivere appartenenze nel cuore che non siano Dio. Libero e ribelle a ogni tentazione di possesso, ripeti a Cesare: io non ti appartengo. La risposta di Gesù ha come intenzione quella di allargare il problema, non di teorizzare l'autonomia della realtà mondana o la separazione dei poteri, questo è mio, questo è tuo, l'anima è della Chiesa, il corpo dello Stato, tutte queste distinzioni inutili, ma quella di prendere le radici stesse del potere, di capovolgerle al sole e all'aria. Per Gesù Dio non è il potere oltre ogni potere, no, Dio è amore. Non è il padrone delle vite, è il servitore dei viventi. Non un Cesare più grande degli altri Cesari, ma un servo sofferente per amore, tutt'altro modo di essere Dio. Massimo Cacciari, filosofo vivente, commentando la risposta di Gesù ai farisei, un lungo intervento che ha fatto, prendo soltanto alcune frasi, dice: l'interpretazione di gran lunga più significativa è quella dei padri della Chiesa, quella di Origene, quella di Ambrogio, Sant'Ambrogio, che è quella, secondo me, dice il filosofo, giusta. Cosa dopo? Che cos'è di Dio? Cosa dice Origene? Che cosa dobbiamo a Dio? A Dio quello che è di Dio, cioè corpus, anima et voluntas, penso che siano tre parole latino facili da capire. Tutto, tutto. Che cosa dobbiamo dare a Cesare? La moneta. Ma in che senso gli dobbiamo dare la moneta? Gliela dobbiamo dare perché dobbiamo liberarcene, perché ci pesa. Adesso intendiamo bene le cose. Per dare tutto Dio, corpus, anima e voluntas, che cosa ci rimane? Dobbiamo liberarci, svuotarci di tutto ciò che è possesso. E il discorso della moneta riguarda appunto questo. Il tributo che dobbiamo tributare a Cesare è tutto ciò che ci impedisce di essere tutti di Dio. Ma non il Dio della religione, altrimenti diventeremo sempre al solito punto. Dio, quello vero. Così i padri interpretano la cosa, quindi è una disimmetria totale, non è una divisione tranquilla di competenze. Se vuoi seguire me, dice Gesù, tu devi dare tutto quello che possiedi, tutto ciò che ti impedisce di seguirmi, a Cesare, non a lui, non a Cesare, non al potere. Liberati di tutto, ma dice anche di più, Origene, quella moneta è segno di malizia. Tu devi liberarti dalla moneta, che è segno di malizia, e devi lasciare il diavolo. E allora capiamo certe nuove espressioni antilatine, no? La famosa espressione, ecco, il denaro è lo sterco del demonio. Mentre dice Ambrogio, non puoi essere del Signore se prima non hai rinunciato al mondo. Il gesto di tributare la moneta a Cesare è simbolo della rinuncia al mondo, mondo inteso come male. Sentite la radicalità della parola di Gesù, dice Cacciari. Altro che dire: questo è ambito mio, questo è l'ambito tuo, e si potrebbe continuare. Qual è la conseguenza drammatica di tutto ciò? In queste parole si esprime una riserva sul potere politico, che nessun potere politico degno di questo nome potrà mai accettare. Certo, io mi arrabbio quando la Chiesa, la struttura della Chiesa, no? Si allea con il potere. Ma se voi avete fatto caso, perché si allea con il potere? Non perché magari diciamo: beh, andiamo d'accordo sui valori umani e cerchiamo di difendere i valori umani, fosse così. No, d'altra parte la Chiesa dice sempre: ci sono i valori cattolici, che è sbagliato, perché i valori non sono cattolici, i valori sono valori e basta. E lo Stato dovrebbe dire la stessa cosa, eh? Ecco. No,
perché la Chiesa si allea con il potere anche più marcio, abbiamo visto in questi anni, no? Con chi si è alleata la Chiesa? Per il denaro, per le sovvenzioni, per i contributi. Allora è giusto dire, restituiamo allo Stato le monete, non vogliamo più contributi, liberiamoci di queste cose, i comuni non dovrebbero più dare i contributi agli oratori, basta, noi dobbiamo essere liberi di tutto, di tutto. E tantomeno poi quando noi rubiamo lo Stato, allora cerchiamo di restituire i furti. Non abbiamo pagato le tasse, no? Quante tasse abbiamo mica pagato noi come ambienti oratoriani, parrocchiali, no? Abbiamo sempre fregato lo Stato, restituiamo la moneta. E guardate che tutto si gioca sulla moneta, sul Dio soldo. È quello che vende l'uomo, è quello che vende lo Stato, è quello che vende la Chiesa.